Pace a te, anche stasera siamo insieme, passeremo una bellissima serata. Sì, quando c'è Gesù insieme con noi, ci sono sempre delle cose straordinarie. Lui dice che dove sono due o tre radunati nel suo nome, lui è presente, nel senso che non che egli è il Dio onnipresente, che è presente dappertutto, lui è sempre presente, ma in un modo particolare si manifesta e questa sera proprio lui è in mezzo a noi e quando c'è lui fa cose che sono straordinarie. Abbiamo quattro cari fratelli pastori dedicati al Signore, consacrati a Dio, che per certo hanno preparato quello che è il meglio per noi per questa sera. Quando c'è Gesù è meraviglioso. Io mi ricordo qualche volta particolare, una volta avevo un mal di gola, non era male, non avevo voce. E pensavo tra me e me, questa volta è il mio turno per avere un cancro alla gola, allora era di moda che si facevano i buchi in gola. E la notte ho avuto un sogno particolare, una visione. Sono venuti quattro persone, mi hanno detto: guarda, qua c'è anche Gesù. Io non ho visto la faccia, ma questi quattro personaggi bianchi, ho detto: ah, c'è pure Gesù. Quando c'è Gesù qualcosa sempre succede. Ho detto: ah, ci sei anche tu. E tu vedi, Signore, che questo fatto che non riesco a parlare per chiamare i miei figli dovevo battere le mani, per parlare con mia moglie non potevo parlare, solo le labbra si muovevano. Ho detto: sono un poco preoccupato, hai fatto tanti miracoli, fai qualcosa per me. Con voce dolce mi disse: no, no, stai tranquillo, sistemo tutto. Tu però non dimenticare quello che ti ho detto che devi fare, ti raccomando. E così la mattina non resistevo di raccontare questo sogno a mia moglie e ai miei figli, fino verso le 10, ma non riuscivo più a trattenerlo. Li ho chiamati in ufficio, mi sono seduto, ho detto: vi devo dire qualcosa, questa notte mi è successo questo e questo. Quando ho iniziato a parlare, non avevo voce, facevo solo movimento con le labbra. Mentre raccontavo il sogno, mi è venuta la voce normale. Vedi, quando c'è Gesù succede di tutto e di più. Noi stasera, ti voglio ricordare, abbiamo Gesù con noi. Dove sono due o tre radunati nel suo nome, lui è qui. Sarà una serata bellissima. Noi soprattutto perché siamo più di due o tre ed egli opererà. Mi viene in mente anche un altro fatto. Nel 2005 feci un primo infarto, era forse il secondo perché ne avevo fatto un altro e non me ne ero accorto. Il battito del cuore se ne era sceso a 39 ed ebbi anche lì una visione nell'UTIC, nell'ospedale. Quattro medici che venivano, tra questi c'era Gesù. Ho detto: sempre la faccia non l'ho vista, ma questi quattro vestiti di bianco. Ho detto: ma tu vedi, Signore, le mie condizioni come sono? Mi ha detto: non ti preoccupare, tutto a posto. Abbiamo fatto qualcosa che tu non puoi immaginare. Beh, non voglio dilungarmi, così fu. Miracoli su miracoli, mi tira fuori. Ho fatto altri tre o quattro infarti, adesso sono tanti che non ricordo, però sono ancora qui. Con Gesù è qualcosa di particolare. Quando lo invitarono alle nozze di Cana, fece qualcosa di strano. I discepoli prendevano acqua nelle vasche, arrivavano dal capo tavola ed era vino. Questo perché avevano invitato Gesù. Invitiamolo anche noi stasera. Ecco,
Mettiamoci insieme, perché questa trasformazione dal prendere acqua e diventava vino, questa sera lui prenderà la parola sua dalla bocca dei pastori, dalla bocca di coloro che parlano, e diventerà spirito e vita nella tua vita, perché la parola si trasforma spirito e vita. E vedrai come ti edifica spiritualmente e compie anche miracoli, perché lui fa così. Però noi lo vogliamo invitare, va bene? Quando noi preghiamo, stiamo proprio invitando Gesù. Allora, se tu desideri vedere che qualcosa accade nella tua vita, mentre noi preghiamo perché Egli possa guidare la bocca, la mente di coloro che parlano, tu invitalo anche tu insieme con me e tutti insieme lo invitiamo, perché vedrai che mentre siamo nella sua presenza qualcosa fa e lo vedi con i tuoi occhi, va bene? Perciò invitiamolo, come fecero quelli al matrimonio. Sarebbe stato un matrimonio terribile quello. 7 giorni di festa senza vino per quel tempo avrebbero parlato di quella famiglia tutta la vita in quel paesino, nel paese di Cana, un piccolo villaggio. Ebbene, anche noi così possiamo testimoniare stasera che il Signore ci ha parlato, ha fatto qualcosa di speciale. Invitiamolo insieme, dai, mettiamoci insieme. Chiudi gli occhi insieme con me e col cuore diciamo: il Signore Gesù, questa sera ti invitiamo di partecipare in mezzo a noi, soprattutto nella nostra casa, nella nostra famiglia, nelle nostre condizioni. Abbiamo bisogno di qualcosa speciale che viene da te. Sì, ti preghiamo, Signore. Sospingi per lo Spirito Santo ogni parola che esce dai tuoi servi, perché possa diventare nella mia vita spirito e vita e possa produrre segni soprannaturali, così come tu sempre fai, Padre Dio. Te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Amen vuol dire così sia. Di anche tu, così sia, Signore, stasera. Confermiamoglielo prima, perché così esercitiamo la fede e lui lo fa, lui risponde alla fede. Credo che abbiamo già il fratello Massimo, pastore Mazzarà. Pace, mi senti? Pace, pastore Leonardo. Benissimo, ti sento bene, hai una buona connessione. Allora, vai avanti e ci dai quello che il Signore ti ha messo nel cuore. Ho preso qualche minuto in più, però te li puoi prendere. Sempre. La tua introduzione è stata veramente molto importante ed edificante. Ci ha dato una bella spinta a poter iniziare questa serata. Sempre grazie, la tua mezz'ora non te la toglie nessuno, vai tranquillo. Ti seguiamo. Amen, grazie, grazie. Sì, Signore, è vero che dove Gesù è coinvolto niente rimane uguale, no? D'altronde anche nei Vangeli, tutti i percorsi che noi vediamo di Gesù, dove Gesù passava, lui sempre faceva qualcosa, sempre, non c'è mai un episodio dei Vangeli riportato in cui Gesù in una circostanza è rimasto così inerme con le mani in mano, oppure nessuno ha ricevuto qualcosa da lui. Lui era sempre pronto a dare, sempre pronto a darsi, a donarsi secondo i bisogni delle persone. Ed è vero, ognuno di noi facciamo delle esperienze nella nostra vita. Anche io, sai, pastore Gataldo, all'inizio, quando sono stato chiamato al ministero proprio per pasturare la chiesa in prima persona come pastore senior, mi è venuto questo tipo di problema. All'improvviso non ho più potuto parlare. E mi sono fatto delle domande, ho detto: Signore, ma cosa sta succedendo? Cioè, ma tu mi chiami al ministero? E cioè significa che da adesso in poi io dovrò parlare continuamente alla gente e ora non posso più parlare? Grazie a Dio, anche io ho avuto la mia esperienza in questo e il Signore mi ha liberato
subito, diciamo, ho potuto risolvere il problema e per grazia di Dio adesso sono quasi 20 anni di ministero e sono 20 anni che continuamente il Signore ci chiama ogni mattina, ogni giorno a parlare, a predicare, a parlare di Lui, ad annunciare, perché noi non predichiamo soltanto quando siamo qui su Parola di Vita o soltanto quando abbiamo il nostro pulpito nella nostra chiesa. Noi predichiamo ogni giorno, noi predichiamo ogni momento, anche e soprattutto con la nostra vita e con tutto quello che facciamo, con tutto quello che diciamo durante il percorso della vita e lo svolgimento della giornata. Questa è una cosa molto importante perché, come dice la Scrittura, noi siamo una lettera vivente, scritta affinché gli altri possano leggerla. E quindi ogni giorno qualcuno legge dal nostro libro, qualcuno legge dalla lettera che noi scriviamo. Detto questo, questa breve parentesi, voglio ringraziare sempre Dio per questa opportunità. Mi scuso perché magari negli ultimi tempi forse sono stato un po' meno disponibile riguardo a questo collegamento, ma a volte gli impegni appunto ministeriali, familiari e della vita ci impediscono di fare alcune cose, ma l'importante è che bramiamo nel cuore il desiderio e quando abbiamo la possibilità possiamo dare il nostro contributo attraverso la parola che Dio stesso mette nei nostri cuori, perché guardate, non c'è niente di nostro, non c'è niente di mio in tutto quello che vi dico e guai a me se ci fosse del mio, ma vogliamo esprimere quello che il Signore stesso, lo Spirito Santo, mette nei nostri cuori. Il sermone di questa sera, di cui vi parlerò, tratta un argomento molto conosciuto e soprattutto molto trattato nel messaggio dei Vangeli e a mio avviso a dir poco predicato, no? Poco praticato. Gesù, quando iniziò il suo ministero, la prima cosa che fece è stato a reclutare i suoi discepoli e di seguito si occupò anche di ammaestrarli. E lo fece salendo su un monte dove insegnava, predicando un sermone meraviglioso che è molto conosciuto, che affronta tutte le problematiche che si possono incontrare nella vita, insegnando come vivere e superare le problematiche, no? E svelò anche il motivo della sua missione sulla terra. Ora, io non potrò trattare stasera, per il tempo che abbiamo, tutto il sermone sul monte, ma mentre lo leggevo, mentre meditavo questa scrittura, mi sono soffermato nel tratto esatto dopo che si parla delle beatitudini, esattamente la parte in cui Gesù parla del sale e della luce. Allora, una cosa che tengo a precisare è che Gesù, dobbiamo fare tesoro di questo. E Gesù, quando è salito sul monte, ha insegnato, ha predicato, ma poi è sceso dal monte per andare in mezzo alla gente, tra le loro case, è andato nelle case, è andato nelle sinagoghe, lungo le strade della Palestina, per fare cose per aiutare il popolo a pensare e a comportarsi secondo i principi di Dio e non secondo i principi del mondo. Questo è molto importante perché questo è un insegnamento per ognuno di noi. Noi non possiamo stare sempre dietro i pulpiti, ma ogni cosa deve diventare il nostro pulpito, ok? Ogni cosa, come dicevo prima, durante la nostra vita, durante la nostra giornata, qualunque cosa può essere un pulpito. A volte anche una malattia, anche un problema, anche una tempesta può diventare un pulpito da dove noi possiamo annunciare e predicare la parola. Quindi questa è una considerazione che ho voluto fare insieme a voi. Gesù ha compiuto dei miracoli e siamo in tempo di miracoli. Gesù li ha compiuti non per mostrare la sua onnipotenza, non aveva bisogno, ma lo fece per consolidare la fede di tutti coloro che lo seguivano, per consolidare la fede di coloro che stavano credendo in lui affinché potessero vivere una vita migliore. Perdonava i peccati, non per passarsi un po' di tempo o per rompere la monotonia della giornata, ma perdonava i peccati per ridare speranza
alle persone di rialzarsi, per dire alle persone: ok, non ti preoccupare, io ti perdono, c'hai un'altra opportunità di continuare a vivere la tua vita adesso in un altro modo, capite? Quindi faceva questo per il bene e lo faceva con ogni persona che incontrava. Insomma, diremo che Gesù ha vissuto ogni attimo della sua vita per soccorrere l'uomo e liberarlo da cosa? Per liberarlo dal potere delle tenebre in cui l'uomo vive e lo ha fatto con la sua potente luce. Perché le tenebre scompaiono con la luce. Allora, leggiamo adesso il testo evangelico e iniziamo la nostra immersione nella parola di Dio affinché possiamo comprendere con l'aiuto e la rivelazione dello Spirito Santo ciò che il Signore desidera insegnare a ognuno che stasera si è collegato in questo canale, a ognuno che si è collegato non per trascorrere un po' di tempo insieme, ma per cercare, come diceva il pastore, perché dove due o tre siamo riuniti, il Signore è in mezzo a noi, e quando il Signore è in mezzo a noi, qualcosa di potente accade. E quindi c'è qualcuno che si è collegato per cercare la rivelazione, per cercare il rema di Dio e che abbia l'aspettativa di essere cambiato e trasformato dalla sua parola. E questo è il proposito per cui siamo qui stasera insieme, riuniti attraverso questo canale, attraverso tutti i canali che trasmetteranno questo messaggio. E voglio leggere insieme a voi dal Vangelo di Matteo, al capitolo 15, al capitolo 5, al verso 13, e dice la scrittura: voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via ed essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Qui la parola di Dio. Ora commentiamo un po' questo. Quando i discepoli si sono sentiti dire queste parole da Gesù, immaginiamoci, no, che responsabilità hanno sentito su di loro, sicuramente. Quando uno che si sente dire tu sei il sale della terra e la luce del mondo, cioè, è una grande responsabilità, viene addosso a noi una grande responsabilità. È ciò che dà sapore a tutta la terra, cioè noi ci rendiamo conto che siamo, dobbiamo essere ciò che dà il sapore a tutta la terra e ciò che illumina il mondo intero. Forse alcuni di loro si sono anche un po' inorgogliti, fieri di essere così importanti, o altri di loro, quelli più veri, quelli più semplici, magari hanno provato un senso di inadeguatezza, come per dire: io, il sale della terra, io, la luce del mondo. Con tutte le mie fragilità, con tutta la mia ignoranza in merito a questi argomenti, o con tutta la mia insipidezza e l'oscurità che sento in me, magari si fecero queste domande. E queste sono le domande che ognuno di noi ci facciamo. Allora, è chiaro che se Gesù ci dà questo compito, se Gesù ci dà questa missione, vuol dire che tutto questo non deve venire da noi, ma viene da Lui. Attraverso, viene da noi attraverso di lui. Cioè, infatti, i discepoli avevano già realizzato fin dal primo incontro che hanno fatto con Gesù che lui dava alla loro vita un sapore, un gusto, un colore assolutamente diverso che non avevano mai provato o ricevuto da nessun'altra persona prima. Già questo lo avevano realizzato perché niente, nessuno aveva fatto mai scoprire loro questo sapore, questa bellezza della vita vissuta come l'incontro con Gesù, l'ascolto della sua parola, la contemplazione del suo volto, la bontà del suo sguardo. Tutte queste sono delle cose che ognuno di noi, quando le realizza, e così i discepoli le avevano già realizzate, ma anche ognuno di noi deve realizzare questo per capire realmente
quanto sia davvero importante, perché senza di queste cose noi non potremmo riflettere nessuna luce. E quindi già loro avevano scoperto questo sapore, no? Allora era chiaro per loro che per essere sale e luce del mondo, per essere sale della terra e luce del mondo, potevano esserlo solo trasmettendo alla terra e al mondo il sale e la luce che loro avevano trovato in Gesù. E che quello che avevano trovato in Gesù aveva cambiato la loro vita. Ora immaginiamo, voglio farvi qualche esempio più concreto, o direi casalingo, no? Per comprendere meglio. E voglio prendere proprio di esempio il sale. Se noi avessimo un pacco di sale dentro la nostra dispensa e ad un tratto decidessimo di mangiarlo così come esso è, cioè ci prendiamo il sale e ce lo mangiamo, no? Cioè da solo, dovremmo smettere quasi subito. Perché il sale da solo è immangiabile, è veramente immangiabile. Allora, se invece decidessimo di usarlo per scioglierlo nell'acqua, per cuocere i nostri bei spaghetti, allora questo darebbe un buon sapore alla nostra pasta, è vero? E delizierebbe il nostro palato. Ora, il sale e la luce sono due simboli per descrivere l'amore di Dio, che dà gusto e bellezza a quella terra e a quel mondo di cui Gesù parla. Solo attraverso di questo la terra può ricevere gusto e bellezza. Allora, tutto in questa vita ha bisogno di sale e di luce. Cioè, tutto ha bisogno di avere un sapore, ha bisogno di bellezza e niente dà più gusto e bellezza a questo mondo, se non l'amore con cui Dio ama il mondo attraverso Cristo. La Bibbia dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio a morire affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita in eterno. Dio ama il mondo e niente dà veramente più bellezza e gusto al mondo se non il suo amore attraverso la persona di Cristo. Gesù ci ha amato e ci ama con un amore che vuole riempire la nostra vita di bellezza e di sapore. Ecco, questo è quello che il Signore vuole fare nella vita di ognuno di noi. Desidera riempirla di bellezza e di sapore, di buon gusto, penetrando in noi e anche fra di noi, affinché questo sale e questa luce che si espande e si propaga nel mondo possa investire altri e possa dare gusto, colore e sapore a tutto ciò che ci circonda. Ora, il sale nella terra cosa fa? Nella terra proprio come elemento, no? Si assorbe e dà nutrimento all'albero. Io che mi diletto a fare il mio orto ogni anno, all'inizio che ho cominciato a praticare questo hobby, chiedevo, non volevo mettere i veleni, no? Le cose che fanno poi male, come le cose che compriamo. Volevo fare un orto genuino, biologico. Quindi dicevo, ma cosa devo fare per dare un po' di spinta? E mi dissero, devi mettere il sale, quello che noi chiamiamo il sale armonico, il sale armonizza, no? Ed è un elemento, un minerale naturale che si chiama sale e si assorbe nella terra con l'acqua poi e dà nutrimento all'albero. Ma questo nutrimento all'albero, alle piante, a tutto quanto, arriva anche attraverso il sole che dà luce e vita ad ogni cosa. Quindi vedete quanto è importante la luce. Le piante per crescere bene hanno bisogno di essere esposte alla luce del sole, perché dal sole prendono anche nutrimento, perché c'è l'azione, un'azione incredibile che veramente trasforma la luce, trasforma le cose, gli dà nutrimento alle piante, no? Quindi il sale da solo non serve, ma usato nel modo giusto diventa necessario e diventa anche molto gradevole. La luce, invece, Gesù disse, cosa dire della luce?
Gesù disse anche che noi siamo la luce del mondo e che la luce, se nascosta, non porterà nessun beneficio a nessuno, giusto? Quindi la luce deve essere manifestata, esposta al mondo. È bene precisare sempre che noi siamo luce quando seguiamo Lui, ok? Perché noi non abbiamo una luce propria. Noi la nostra luce è una luce riflessa dalla Sua presenza. Gesù disse infatti anche in Giovanni al capitolo 8, al verso 12, disse: Io sono la luce del mondo. E poi disse: Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi noi camminiamo nella sua luce. Noi siamo una luce riflessa, nel senso che la luce che noi emaniamo è una luce che assorbiamo da colui che è venuto nel mondo come luce che illumina le tenebre. E poi la sprigioniamo, noi siamo come un accumulatore di luce, no? Come una batteria. L'Evangelista Matteo, mentre scrive di Gesù, ricorda e prende in prestito anche le parole pronunciate e scritte dal profeta Isaia, che dichiara la venuta della luce sopra il popolo, nella profezia della nascita di Gesù. Per esempio, Isaia 9:1 dice: Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è levata una luce splendente. Ora, purtroppo, non solo ieri, ma anche oggi il popolo cammina nelle tenebre più fitte, che avvolgono la mente e il cuore dei cristiani e non cristiani. Oggi sono tutti coinvolti, grandi, piccoli, ricchi, poveri, tutti i ceti sociali. Infatti la Bibbia dice in Giovanni 3, 19: Ora il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Quindi il mondo ha amato le tenebre. Cari nel Signore, veramente dobbiamo renderci conto di questo, perché le tenebre occupano posti oggi di preminenza. Oggi il mondo vive pienamente nelle tenebre. Le tenebre occupano posti nelle scuole, le tenebre popolano il web, si inoculano lentamente nei cuori attraverso la TV, e poi, non per ultimo, per importanza, ma si inoculano nella vita di ognuno con il suo alleato primario, che oggi è il telefonino. E attraverso questi strumenti creano delle mentalità. E riescono veramente con una straordinaria facilità ad orientare le scelte quotidiane della stragrande maggioranza delle persone. Perché se così non fosse, altrimenti non avremmo la realtà di vita che noi viviamo. Ma purtroppo dobbiamo dire che questa è la realtà del mondo, questa è la realtà della vita in cui viviamo. Il mondo è avvolto delle tenebre e c'è bisogno che i figli della luce siano luce. Riflettano la luce di Cristo, perché questa è la realtà del mondo. Possiamo dire che il mondo cammina nella luce quando vediamo, o può dire di camminare nella luce quell'uomo che uccide in nome di Dio e si accanisce contro, per esempio, una folla. Sono cose, delle cose che al giorno d'oggi ascoltiamo sempre, mentre ci sono mercatini, persone che visitano città e qualcuno si accanisce contro quelli per ucciderli e dice che uccide in nome di Dio. Può dire di camminare nella luce? No. Può dire di camminare nella luce un genitore che giustifica il peccato dei propri figli o il mal comportamento dei propri figli, mettendo a tacere oggi insegnanti ed educatori che si sono permessi di richiamare magari le azioni scorrette dei figli? Perché questo è quello che viviamo. Gli educatori nelle scuole non sono più considerati educatori. Ma i genitori danno sempre, sono sempre contro gli educatori e danno sempre ragione e sostengono le nefandezze e il peccato dei loro figli. Può dire di camminare nella luce un giovane che frequenta delle compagnie e cerca la felicità nello sballo, nell'alcol, nella droga e si lascia ingannare? Oppure oggi questa nuova generazione, con questo nuovo fenomeno che c'è, che è il mondo degli influencer, che tutto sono tranne che modelli di vita, possiamo dire che questa è luce? Assolutamente no, ma il mondo giace in questo.
Il mondo vive in questo. Quindi veramente, e potremmo dire, gli esempi potrebbero essere infiniti e purtroppo non risparmiano nessun ceto, nessuna area, perché questo è il mondo di oggi. Addirittura persino tra i ministri di Dio dobbiamo fare attenzione che ce ne sono alcuni che, avvolti dalle tenebre, annunciano un Vangelo contraffatto e non è, un Vangelo che non è per niente conforme a quello del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, vedete, c'è le tenebre, sono nel mondo. Il messaggio di Gesù è molto chiaro quando ci chiede di convertirci perché il regno dei cieli è vicino. In Matteo 4,17, infatti, dice Gesù: da allora Gesù cominciò a predicare, a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. E ci chiede anche tramite l'Apostolo Paolo di non conformarci alla mentalità del mondo. E in Romani 12,2 leggiamo: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Romani 12,2. Cioè, in pratica ci sta chiedendo di essere noi in Lui. Ci chiede di non conformarci alla mentalità del mondo che naviga nella falsità e nell'immoralità totale, affinché noi rimaniamo e continuiamo ad essere sale che non perde il sapore. Perché, come dice Gesù in questo messaggio, se perdiamo il sapore, non serviamo né a Dio né agli uomini. Come disse ancora Gesù della luce, che la lampada serve per fare luce a quelli che sono nella casa. Allora, il Salmo 119 al verso 105 dice: la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Gloria a Dio, la sua parola è una luce che ci serve per il nostro vivere quotidiano. La parola di Dio è una luce che ci serve. Cristo è venuto per illuminare la nostra vita. Cristo è venuto per darci ossigeno, per dare ossigeno alla nostra esistenza e per farci godere dell'amore fraterno, del suo amore che lui ha messo nei nostri cuori. E la sua parola non solo ci fa chiarezza per ogni nostro passo quotidiano dove dobbiamo camminare, ma ci indica qual è il percorso da seguire e ci fa vedere dove la nostra vita è diretta e ci fa vedere se stiamo sbagliando direzione, se dobbiamo cambiare direzione, perché è una lampada al nostro piede, una luce sul sentiero, cioè espande, allarga la nostra visuale affinché noi ci rendiamo conto quale sentiero stiamo percorrendo. Cari nel Signore, se non riusciamo ad essere sale e luce in questo mondo, abbiamo fallito la nostra missione, perché saremo strumenti di morte anziché strumenti di vita. Ma noi vogliamo essere strumenti di vita, perché sapete una cosa? Se noi non siamo strumenti di vita, ci sono quelli che decidono di, non so, di non essere sale e luce. Il mondo ci userà finché gli faremo comodo, ma al momento opportuno ci calpesterà senza alcuna pietà. E questa fu l'esperienza del figlio prodigo. Se vi ricordate, conosciamo tutti la storia. Questa fu l'esperienza del figlio prodigo, che uscendo dalla casa del padre decise di diventare sale insipido e si ritrovò molto presto tra i maiali, schiavo di un padrone che non considerava la sua vita meritevole di niente, mentre a casa del padre c'erano beni a sazietà. Alleluia. Perciò, cari, la luce noi la possiamo attingere solo in Cristo. Altrove vi è solo buio. Al di fuori di Cristo c'è solo oscurità, confusione, smarrimento, sconforto e disperazione. Quindi non pensare mai di trovare pace, gioia, serenità, vita al di fuori di Cristo, perché solo Gesù è la via, solo Gesù è la vita, solo Gesù è la verità. Gesù è la via, la verità e
è la vita. Solo Gesù può dare senso alla vita dell'uomo, solo Gesù può renderlo veramente felice, solo Gesù può infondere nel cuore dell'uomo la vera pace, solo Gesù può infondere nel tuo cuore la vera gioia e il vero amore. Quindi vogliamo chiedere, concludo questa meditazione, questo sermone, chiedendo insieme a Dio stasera di aprire i nostri occhi, perché possiamo vedere le meraviglie della sua grazia e ricevere da lui il sapore, il colore della vita, affinché ricevendo questo colore, questo sapore, possiamo vivere una vita migliore, ma soprattutto possiamo vivere secondo la sua volontà. E la sua volontà è che tu e io siamo sale della terra e luce in questo mondo. Perciò vogliamo pregare insieme stasera affinché la sua parola possa dare veramente direzione, rivelazione alla nostra vita. Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo per la tua parola, per come l'abbiamo ricevuta con lietamente nel nostro cuore, con gioia e con semplicità. Signore, dacci rivelazione di questo amore profondo che tu, Signore, hai versato nei nostri cuori, ma dacci rivelazione piena, Signore, di quello che tu desideri da noi secondo la tua volontà, che noi, come hai detto, dobbiamo essere sale e luce in questo mondo. Signore, dacci veramente il tuo sapore, il tuo colore nella nostra vita, la tua bellezza, Signore, perché attraverso Cristo possiamo riflettere questo meraviglioso e grande amore che tu hai sparso nei nostri cuori attraverso il tuo spirito che ancora oggi grida Abba Padre. Possiamo essere testimoni della tua luce, testimoni della tua parola, Signore, ovunque andiamo. Signore, facci brillare della tua luce e facci splendere del tuo amore, Signore, affinché possiamo influenzare questo mondo, Signore, attraverso la tua grazia, attraverso il tuo messaggio, attraverso il Vangelo della grazia e attraverso la tua parola che è vita per il mondo, Signore. Grazie Padre, ti ringraziamo, continua a parlare ai nostri cuori e ti diciamo grazie con tutto noi stessi, nel nome di Gesù. Amen. E amen. Amen. Amen, amen. Grazie Signore. Grazie, grazie Signore. Grazie, grazie Massimo. Noi credenti ci dobbiamo introdurre di più, dobbiamo operare dove Dio ci ha messo, il più possibile. Una volta non c'erano spazzini comunali nei paesi che vivevamo noi. Ogni donna puliva davanti a casa sua lo spazio del suo muro. E quando si camminava nel paese, tutto il paese era pulito. Perché muro dopo muro, 10 metri, 12 metri di ogni casa, ognuno puliva attentamente lo spazio dei suoi muri. Arrivava lì ed era pulito. Quando camminavamo nel paese, il mio è un paese antico, ha combattuto con Roma, è antichissimo, però un paese pulito che era impressionante, perché ogni donna cercava di pulire al meglio per far notare che lei era pulita in casa, puliva bene lo spazio della via, della strada davanti a casa sua. E c'era un paese pulito. Questa immagine mi aiuta a spiegare se ogni credente, dove Dio ci ha messo, nella nostra nazione, cerca di fare il meglio dove vive, dove si trova, noi possiamo vedere un risveglio in un breve spazio di tempo, senza nulla togliere che dobbiamo introdurci nei social anche noi, dobbiamo usare la tecnologia che c'è al meglio, certo, per onorare il Signore, perché negli ultimi, certo, tempi la scienza aumenterà, dice Daniele, e noi, se viene usata, se il diavolo la usa, noi la dobbiamo usare anche noi nel miglior modo possibile e assolutamente sì, trovare le occasioni, e così vediamo. Perciò incoraggiamo ogni credente nelle Ma chiese. Pastore, pensavo che Gesù è stato il primo influencer, no? Sì. E tutti dovremmo imitare appunto lui, esatto, come un influencer. Possiamo, oggi siamo nell'era degli influencer, sì, che sì, non sì, sono modelli
di vita, ma Sì. Gesù è stato il primo vero influencer come Sì. modello di vita e Sì. lo dobbiamo seguire. Va bene. Molto bella questa tua, mi ha arricchito, non sapevo di questa usanza che c'era e così mi sono dato la risposta al fatto che io facendo trasporti giro a volte nei paesini, no? E a volte vedo queste donne che la mattina escono fuori davanti al loro, la loro porta Sì. e quando puliscono casa, puliscono anche lì davanti a loro. Ancora vuol dire, gli è rimasta questa abitudine. Ora mi sono dato la risposta a Sì, questo perché lo fanno, perché sono abituati dai tempi ma così antichi. si faceva anche quando c'era la neve, se nevicava, ognuno Ah, 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 ah. spalava la propria neve, la neve davanti alla propria porta e cercava di pulire lo spazio suo. Sapevano dove arrivava il loro confine e lì si fermavano, Certo. perché poi, e l'altra per non fare brutta figura, cercava di fare. Magari prima di fare il letto, per far notare che non era una donna abbandonata di seconda classe. Un buon esempio questo. Sì, Tutti è noi vero. dovremmo avere questa attitudine. Ma così ci sarà il risveglio, perché noi non vedremo mai, a meno che poi l'unione fa la forza, a meno che noi facendo in questo modo, prendendo dal basso, allora occuperemo anche gli stadi. Certo. Ma se no adesso gli stadi vengono occupati dai tifosi delle loro cose. Invece così facendo noi in un primo momento partiamo dal basso e poi quando c'è una riunione siamo tutti predisposti, abbiamo anche quella sostanza spirituale, perché se ci esercitiamo sappiamo come muoverci, lo Spirito Santo ci guida, ci unisce. E lì invaderemo gli stadi della nostra nazione. Amen. Bene, Dio ti benedica e grazie. Grazie. Un grande. Ebbene, adesso abbiamo il prossimo fratello che sicuramente il Signore gli ha messo qualcosa nel cuore di buono, vogliamo ascoltare con attenzione. Pace a te. Mi senti? Sì, tu mi senti? Benissimo, benissimo. Tu sei Richard. Richard, sì. Come state? Benvenuto in mezzo a noi, è la prima volta, non ti sentire spaesato, sei benvenuto. Va bene? Hai una Grazie mezz'oretta, hai mille. una mezz'oretta a partire da Grazie adesso. Puoi andare tranquillo mille. che se spazi dopo suoniamo noi, così non stai preoccupato di guardare l'orologio, va bene? Allora, va bene, Vai benissimo. tranquillo, ti seguiamo. Buonasera a tutti. Onorato di essere parte di questo elenco di pastori che condividono la parola di Dio. Onorato per avere l'opportunità di aprire la parola di Dio davanti alla Chiesa, ai credenti, magari qualcuno che sta ascoltando per la prima volta. E oggi voglio toccare l'argomento, si chiama, l'ho messo un titolo, La chiave maestra. E quante volte ci presentiamo davanti a qualche autorità, al banco, ad un servizio rappresentando un'altra persona, portando una delega nelle nostre mani. E questo amico familiare ci ha dato un documento, un potere di comprare, vendere, regalare, ci ha dato un diritto di trasferimento a proprio nome. È una questione legale, è un documento che stabilisce che quello che faccio non lo faccio per i miei diritti, i miei contatti o le mie preferenze, ma in nome di chi ha questi diritti, questa autorità, eccetera. È come avere una chiave che apre una porta che col mio nome non si apre, non è così? Ma cari, a volte abbiamo in vista la soluzione di alcune situazioni che non ci rendiamo conto che l'abbiamo così vicino, come quando hai perso gli occhiali, no? E li avevi sempre addosso, non è successo anche a te? Nella parola troviamo questa chiave che non solo apre quella porta, sino che apre tutte le porte. Sapete qual è questa chiave di cui vi sto parlando? Vedremo. Ma come ogni chiave può essere usata bene oppure meno bene, se si può scaricare, possiamo perderla, romperla. Ieri, l'altro ieri, guidando la mia macchina,
venuto un messaggio che diceva che doveva cambiare la batteria della chiave urgente e sono quasi entrato in panico perché era lontano da casa e non conoscevo una macchina che l'aveva preso da poco tempo e abbiamo cercato di rimpiazzare la batteria perché dicevo se scarica la chiave dopo come faccio a farla partire la macchina? Io viaggio molto spesso e alloggio in alberghi e a volte quando esco dall'albergo, anzi quasi sempre, mi dimentico la chiave dentro la stanza. E mi piace quando vado in viaggio così portare regali alla mia famiglia e quando trovo un po' di tempo vado a questi outlet in America e compro dei regali e torno in albergo con delle buste in mano. Vi potete immaginare tornando in albergo e davanti alla porta della stanza e scoprire che non ho la chiave o che l'ho smagnetizzata mettendola vicino al cellulare. Mi è successo un paio di volte. Dunque devo tornare alla reception, mi devo identificare, chiedo un'altra chiave, faccio di nuovo tutta la strada. Questo succede quando non ho cura della mia chiave. Ma quale sarà questa chiave? Matteo 18:20 si incomincia a dare qualche chiarimento. Dice: Poiché dovunque due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Si è stato detto questo verso pure prima. Quanti credono che Gesù è in mezzo a noi? Io lo credo. Giovanni 16:23 dice: In verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve lo darà. Wow, che grande promessa! Sarà che Gesù mantiene le sue promesse? Marco 16:17 dice: E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, eccetera. Giovanni 14:14 dice: Se chiedete qualcosa, qualche cosa nel mio nome, io la farò. Abbiamo una piccola idea di cosa sarebbe questa chiave maestra che vi sto parlando? Ti do ancora un altro indizio, perché questa chiave può essere utilizzata anche in modo improprio. Matteo 24:5 dice: Poiché molti verranno nel mio nome, dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Quanti predicatori stanno insegnando false dottrine sulla rete, intrattenendo la gente con spettacoli, luce, fumo? Tutto bene, però senza parlare di salvezza, di ravvedimento, di santità, solo di prosperità e ricchezza. Geremia 29:23 dice: Poiché essi hanno fatto cose ignominiose in Israele, hanno commesso adulterio con le mogli del loro prossimo e hanno pronunciato in mio nome parole di menzogna che non avevo loro comandato. Io stesso lo so e ne ho testimoni, dice l'Eterno. Il maluso di questa chiave porta condanna, attenzione. Ma le grandi promesse vengono dalla mano di queste chiavi maestre, di questo passepartout. Matteo 28:17 dice: Poi Gesù si avvicinò a loro dicendo: Potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. E dopo dice in Filippese 2:10: affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee. Avete più o meno un'idea di cosa è la chiave maestra? Abbiamo finito l'introduzione, andiamo al testo principale adesso. Vogliamo leggere insieme Atti 3 dell'1 al 10. Questa è storia molto conosciuta della parola di Dio. Dice: Or Pietro e Giovanni salivano insieme al tempio verso l'ora nonna, l'ora della preghiera, e vi era un uomo soppo fin dalla nascita che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del tempio, detta Bella, per chiedere elemosina.
a coloro che entravano nel tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, chiese loro elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: "Guarda noi". E egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: "Io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina". E presolo per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono. E con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare. Ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. E tutto il popolo lo vide camminare e lodare a Dio e lo riconobbero, perché quel tale si sedeva alla porta bella del tempio a chiedere elemosina. E furono ripieni di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto. Quanti di noi crediamo che il nostro Dio abbia il potere di guarire? Quanti credono che il nostro Dio stia ancora facendo questi miracoli di guarigione? Se studi il libro di Atti, imparerai che il libro di Atti è un libro tutto incentrato sulla prima volta di certe cose. Nel capitolo 1 puoi vedere l'inizio della prima chiesa. Nel capitolo 2 vediamo i primi convertiti e il battesimo nello Spirito Santo per la prima volta. E ora qui nel capitolo 3 degli Atti vediamo il primo miracolo accaduto dopo Gesù è asceso al cielo. Sappiamo tutti cosa è successo nel capitolo 2, il battesimo nello Spirito Santo, un fatto fondamentale per la Chiesa di quel tempo e che è ancora fondamentale per ogni Chiesa, per ogni credente, avere l'esperienza della nostra propria stanza di sopra, vero? Ma ciò che accade qui è che vediamo che Pietro e Giovanni si stanno dirigendo verso il Tempio. E mentre Pietro e Giovanni si dirigono verso il Tempio, devono arrivare a questa porta e questa porta si chiamava Bella. Perché vi immaginate che era chiamata così? Ovviamente perché era di tutte le porte la più bella. Dunque un posto di sfruttare, un posto dove molti andavano per godersi la vista, farsi una selfie, passeggiare, prendersi un gelato, che ne so io. Davanti a questa porta chiamata Bella c'è un uomo sordo. La scrittura dice che è storpio dalla nascita. Non sappiamo il suo nome, ma lo conosciamo per la sua condizione, lo chiamiamo Soppo. E per lui questo era un posto difficile in cui vivere. Le persone non conoscono la sua identità, ma conoscono la sua condizione. A volte la Chiesa può essere così. Possono sapere tutto di te, tranne chi sei. La Scrittura dice che mentre siedi fuori da questa porta chiamata Bella, implorava per elemosine ogni giorno. Nota che questo uomo fuori da questo bellissimo posto ha una brutta situazione, era quasi un elemento che rovinava lo spazio. È soppo dalla nascita e ha dovuto ricorrere alla elemosina. E se guardi la sua storia, non è solo che è soppo e ha una malattia, è anche che sarebbe stato un emarginato sociale, senza amici, nessuno che lo abbia invitato a cena a casa sua, era soltanto il soppo. Non dimenticare che in quei giorni la disabilità era considerata forse il risultato di un peccato, che in quale modo hai fatto qualcosa di sbagliato per dispiacere a Dio e Dio ti sta giudicando rendendoti soppo. Quindi la società avrebbe detto che sei maledetto guardando le tue circostanze. Alcuni di voi oggi, se guardaste la vostra situazione, direste: sì, a volte mi sento così, mi sento come se le mie circostanze fossero maledette, se avessi una maledizione. Forse sono le tue finanze che vanno male, forse sono le tue relazioni che vanno male, o forse sono le tue amicizie, i tuoi affari, i tuoi sogni, i tuoi piani. E credi che questo possa essere che Dio ti sta giudicando e che questa situazione si vede come il frutto di qualche peccato
o che Dio ti stia punendo, o peggio, che Dio non esista proprio. Ecco, questo uomo si siede fuori la porta chiamata Bella, la situazione era brutta, per un giorno passarono Pietro e Giovanni. E quando Pietro e Giovanni sono passati, quest'uomo grida e dice: per favore, dammi dei soldi. Mi piace che Pietro e Giovanni si fermano, e quando si fermano guardano questo uomo e dicono: guardaci, perché se dice che i tuoi occhi siano lo specchio della tua anima, che quando ti guardano gli occhi produco una comunicazione più profonda, forse un interesse, una fiducia, una sicurezza. Quest'uomo mendica in modo tale da gridare a chiunque e a tutti, e mentre lo fa non rivolge nemmeno lo sguardo verso l'attenzione di nessuno. Perché è così? Questo uomo non è solo sopo, ma si avvergogna. Una cosa è non poter camminare e un'altra cosa è non essere mai visto da nessuno. Si racconta che un scrittore trascorse un tempo con i senza tetto che vivevano per strada facendo un esperimento e disse che quello che lo colpiva di più è che nessuno li guardava negli occhi, nemmeno quelli che gli davano delle limosine. Lo sguardo di qualcuno negli occhi gli dà loro un senso di valore, di dignità, di interesse in chi sei. È un effetto tutto al contrario al di io ti do una limosina e tu sei il mendicante. Ed ecco arrivano Pietro e Giovanni e questo uomo sta proprio gridando. Ma quest'uomo non sta cercando una guarigione, sta cercando una limosina. E Pietro guarda quest'uomo e quest'uomo non sta nemmeno guardando Pietro e Giovanni, ma Pietro e Giovanni si fermano e dicono: guardateci, ti vediamo e anche Dio ti vede, guardami negli occhi. Voglio vedere la tua anima, voglio vedere il vero te, la tua identità, non la tua condizione, la tua circostanza. Ed ecco che arriva Pietro, guarda di nuovo quest'uomo e le dice la famosa frase: argento e oro non li ho, ma una cosa ho e te la do. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, alzati e cammina. Wow, la chiave maestra! Non ho soldi, ma ho qualcosa di meglio dei soldi. Nota che l'uomo aspetta di ottenere qualcosa da loro, non credo che si aspettasse la guarigione, credo che si aspettasse dei soldi. E come molti di noi in questo momento, siamo come questo uomo. E ciò è, le nostre aspettative sono al di sotto di ciò che è alla nostra disposizione. Ciò che ti aspetti è molto al di sotto di ciò che Dio può fare. Ed ecco che arrivano Pietro e Giovanni lo guardano e dicono: argento e oro non abbiamo, ma quello che abbiamo ti do. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, alzate e cammina. Questo è molto, molto importante, la parte più importante, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Abbiamo detto all'inizio questo termine, no? Delega, procura. È un termine legale, la procura è quando qualcuno ti dà un diritto legale di avere la sua autorità, di poter usare il suo nome, quando chiedi qualcosa nel suo nome è come se lui stesso lo stessi chiedendo. Se ti stai domandando perché quando finisce le tue preghiere hai finito di pregare e chiudi la preghiera dicendo nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Non stai semplicemente pregando all'universo, non stai pregando solo per meritare qualche diritto per le tue buone opere, per le tue vibrazioni, il tuo pedigree. Quando vado davanti a Dio, utilizzo la procura, la delega, sto usando il nome di Gesù Cristo. Sarebbe questa la chiave maestra. E dice che abbassarono la mano e aiutarono l'uomo ad alzarsi. Mi chiedo, potremo noi come cristiani maturi, mentre predichiamo il Vangelo con il nostro esempio, tenderemo la mano e aiuteremo alcune persone ad alzarsi? C'è qualcuno oggi che potrei guardare una persona in difficoltà che è giù e abbassare la mano per aiutarti a alzarsi? O forse tu credi che
sta in quella condizione perché Dio lo sta punendo di qualcosa che aveva fatto. Invece di abbassare le mani per aiutarlo ad alzarsi, alziamo la mano per giudicarlo, per colpirlo, per finire di ammazzarlo. Oppure guardiamo oltre la loro condizione e le loro circostanze e prendiamo l'autorità che ci è stata data e stendiamo la nostra mano credendo che Dio potrebbe operare un miracolo. Vedendo una situazione che abbiamo molto vicino a noi come famiglia, mi viene un pensiero. Ho visto questa situazione e ho detto, questo si trova in una situazione di maceria. Però Dio mi parlai quando io ho pensato questo. Mi dice, se io ho potuto creare dal niente, come non potrò ricostruire dalle macerie? La prima cosa che ho notato e che voglio che tu scriva e metta questa nel tuo cuore è che Dio può fare qualsiasi cosa, ma c'è qualcosa che vuole fare attraverso di te. Dio può fare qualsiasi cosa, ma c'è qualcosa che Dio vuole fare attraverso di te. Cosa pensi se ti dico che Dio vuole fare delle cose soprannaturali attraverso di te? Ed ecco cosa sono le cose soprannaturali. Soprannaturale è quando la superpotenza di Dio invade il tuo naturale. Dio può fare qualsiasi cosa, Dio può manifestarsi e cambiare le cose e capovolgerli. Ma mentre guardo la scrittura, quello che voglio che notate mentre entriamo nel capitolo 4 degli Atti, quello che scopriremo riguardo a quest'uomo che era sopo e non poteva camminare, scopriamo che ha 40 anni. Quindi per 40 anni nacque questo soppo e per 40 anni molto probabilmente fu portato a questa porta chiamata Bella, questa porta che si trovava all'ingresso prima che tu potessi arrivare al Tempio. Sapete tutti che quest'uomo era qualcuno che la gente conosceva. Quest'uomo sarebbe stato là fuori ogni giorno chiedendo continuamente, chiedendo l'elemosina. Significa che Gesù molto probabilmente è passato davanti a quest'uomo. Ciò significa che quest'uomo gridò quando Gesù passava, ma Gesù non lo guarì. Ti rendi conto che mentre studi la Bibbia ci sono momenti in cui Gesù guarisce tutti e momenti in cui Gesù non guarisce tutti. Leggiamo in Matteo 4:23. Dice Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Però ricordi la storia dell'uomo nella fontana di Betesda, Giovanni 5, dice che giaceva un gran numero di infermi, ciechi, soppi, paralitici, i quali aspettavano di agitarsi dell'acqua. E quel giorno c'è un solo uomo che viene guarito, ma la scrittura dice che lì c'erano molti malati o disabili. Non riesco a spiegare come o perché Gesù fa quello che fa, ma credo negli appuntamenti divini, credo nei tempi di Dio, credo nei tempi perfetti di Dio. Però tornando al nostro soppo, significa molto probabilmente che questo uomo ha visto Gesù. Gesù potrebbe averlo visto, ma Gesù gli passò accanto senza guarirlo. Ma questo non vuol dire che Gesù non lo avrebbe mai guarito. Invece, nella natura divina di Dio, nei suoi modi provvidenziali, dice ti guarirò in un altro momento, ma quando attuerò la guarigione lo farò attraverso dei miei servitori, Pietro e Giovanni. Sto dicendo che c'è che qualcosa che Dio vuole fare, però lo vuole fare attraverso di me e di te. Devi capire questo, che Dio vuole usare la tua vita. C'è un prezzo che vuole che tu paghi per benedire chi ti circonda. Credi che può fare qualcosa, qualche sacrificio? Che tu possa fare qualche sacrificio? C'è un messaggio che dovresti consegnare? C'è qualche miracolo di cui tu dovresti essere canale? Gesù avrebbe potuto farlo prima e aveva il potere di farlo, ma dice no,
Io voglio farlo attraverso di Pietro, Giovanni, di Maria, Susanna, Pietro, Franco, Alessio, il tuo nome. Qual è la cosa che vuole fare attraverso di te? Tu credi oggi che Gesù voglia usarti e fare qualcosa attraverso di te? Penso che i credenti insino a maturare quando scoprono il principio secondo cui Dio non ha bisogno di me, ma vuole contare su di me. Ciò cambierà tutta la tua vita, perché ciò allieverà la pressione di ciò che significa ubbidire a Dio. Alcuni di voi sono riluttanti a ubbidire a Dio perché ciò comporta pressione per voi. Oh amico, farò davvero un pasticcio e se sbaglio tutto, diluirò Dio. Come diventerà la figura della Chiesa? Dio, se sbaglio, se non accade niente. C'è un'espressione chiave. Pure, c'è un'espressione chiave pure che ha detto Pietro, ma una cosa ho. Ho visto un reel in internet, una persona che domanda a un altro, cosa preferisce, ti dia 1.000 euro o la presenza di Gesù nella tua vita? Immaginati, ti fanno una domanda di questo genere, tu dici, la domanda, la risposta onesta e semplice, no? Cosa preferisce, che ti dia 1.000 euro o la presenza di Gesù nella tua vita? E queste le risponde: voglio i soldi. Si sorprende l'altro, dice: ma come mai? Dice: sì, scelgo i soldi perché non ne ho, perché a Gesù sì ce l'ho, ma una cosa ho. Guardate questo, potete vedere come Pietro e Giovanni aiutano questo uomo ad alzarsi e immediatamente le sue gambe iniziano a funzionare. Ed un momento potente, ma nota cosa su succede e nota cosa dice Pietro alla folla, perché questo è potente proprio. In Atti 3, del 10 al 16, dice: e lo riconobbero per quel tale che sedeva alla porta bella del tempio chiedere l'elemosina, e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto. Ora, mentre quello zoppo che era stato guarito si teneva stretto a Pietro e a Giovanni, tutto il popolo attonito accorse verso loro al portico detto di Salomone. E Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate su di noi gli occhi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? Il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo figlio Gesù, che voi consegnaste nelle mani di Pilato e rinnegasti davanti a lui, nonostante egli avesse deciso di liberarlo. Ma voi rinnegaste il santo e giusto e chiedeste che vi fosse dato un assassino e uccideste l'autore della vita, che Dio ha risuscitato dai morti e quali noi siamo testimoni. E per la fede nel nome di Gesù, quest'uomo che voi vedete e conoscete è stato fortificato dal suo nome e la fede che sia per mezzo suo le ha dato la completa guarigione delle membra in presenza di tutti voi. Gloria a Dio, aggiungerebbe io. Guarda cosa sta facendo. Quello che sta facendo non è prendersi il merito, non si prenderà la gloria, invece sta dando la gloria a Dio, sta dicendo che questo è un potere che viene dal cielo. Non è stata la nostra divinità, nemmeno le nostre buone opere, la nostra pietà, la nostra conoscenza biblica che abbiamo a renderci idonei a guidare o a guarire. Pietro ti sta facendo sapere che Dio può fare qualsiasi cosa. Ma capisco che c'è qualcosa che vuole fare attraverso di me. Non è potente questo? L'uomo zoppo non è stata la sua fede a guarirlo. Non aveva fede. Voleva soldi. Non stava cercando un miracolo. Non era la fede del zoppo. Invece è stata la fede di Pietro che gli è stata donata da Gesù. Allora non dirmi che la mia fede non ha importanza quando io prego per un malato. Non è soltanto la fede del malato. Quello che ho te li do.
anche questa fede, secondo Pietro, guardate cosa dice nel versetto 16 che abbiamo letto, dice: e per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato questo uomo che vedete e conoscete. Ed è la fede che si è permesso di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Voglio ricordare alla nostra Chiesa che Dio non cerca delle persone super qualificate. Dio non cerca delle persone che abbiano enorme quantità di capacità. Dio cerca persone disponibili a lasciarsi modellare e modellare da Lui. E Dio vuole operare attraverso di te e in te. Io credo fermamente che sì, matureremo come Chiesa, ovunque vi trovi, ti trovi ad andare, quando uscirai per le strade, le persone inizieranno a prendere atto, diranno: c'è qualcosa di diverso in lui, c'è qualcosa di diverso in lei. I versetti che abbiamo letto all'inizio, che ci hanno dato la chiave, Matteo 18:20 dice: perché dove due o tre riunite nel mio nome, lì sono in mezzo a loro. Marco 16:17, e questi sono i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome, scacceranno demoni, parleranno nuove lingue. Giovanni 14:13-14 dice: e qualunque cosa chiederete nel mio nome. Giovanni 15:16 dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che vi ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate, portate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, e Giovanni 16:23-24 dice: in quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità vi dico che qualunque cosa che chiederete al Padre nel mio nome, Egli vi la darà. E così via. Abbiamo scoperto questa, la chiave maestra che libera, guarisce, salva, rialza. Questa chiave è il nome di Gesù. Allora, cari, quando pregate, come concludete le vostre preghiere? Non chiudete la preghiera semplicemente nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Come se fosse una finale elegante, come se fosse una chiusura di una lettera che per forza dobbiamo mettere. Sapete che tutto quello che hai detto nella tua bella preghiera solo sarà validato, solo sarà ascoltato, sarà preso in considerazione dal cielo, perché tu lo stai facendo con la delega in mano che ti è stata data nella parola. La delega è il nome del Signore Gesù. Allora, quando preghiamo e chiudiamo, mettiamole questo sigillo. Tutto questo lo chiediamo nel nome di Gesù. Se no, non avrà nessun valore. Allora, quando pregate, ricordatevi, questa chiusura delle nostre preghiere non è per caso. È la chiave maestra. È il passepartout che fa che la nostra preghiera davanti al cielo, davanti al trono di Dio, sia ascoltata e abbia risposta secondo la sua volontà. Che Dio vi benedica, cari. Amen. Grazie, grazie Richard. Dio ti benedica e vogliamo tesoreggiare di questi buoni consigli per essere chiari davanti al Signore e muoverci coerenti con ogni insegnamento della Bibbia, perché quando noi seguiamo i tracciati della Bibbia, quando seguiamo la sua parola, Dio fa quello che dice nella sua parola e vediamo i risultati. Grazie Signore. Bene, Dio ti benedica, Richard, alla prossima, Dio piacendo. Pace e grazie. Amen. Grazie, pace a te. Ed ora abbiamo il prossimo fratello dietro la tenda che viene subito davanti. Felix, pace, mi senti? Pace, benedizione, sì, sento bene. Si vede che sei stato al mare, benissimo, siamo contenti. Bravo. Ok, abbiamo cambiato decoro per stasera. Sì. E abbiamo un messaggio speciale per qualcuno.
Benissimo, allora ti seguiamo, lasciati guidare dallo Spirito Santo, va bene? Amen. Gloria a Dio, salve a tutti, shalom, shalom, benedizione. E noi vi saluto qui dalla Francia, a Cannes. E stasera abbiamo un messaggio speciale per qualcuno che ha orecchi da udire, da odiare, da odare, ok? Da sentire. Qualcuno che ha orecchi per sentire, è il tuo momento per ascoltare. Perché il Signore oggi ci guida a sentire un messaggio che probabilmente hai già sentito se tu sei nella fede per un po' di tempo, ma vogliamo permettere che la rivelazione della parola di Dio possa di nuovo scolpire dentro di noi. Parliamo semplicemente del frutto dello Spirito Santo. Amen. Oggi parliamo del frutto dello Spirito Santo e voglio che insieme a me tu possa fermarti un attimino e ascoltare la parola di Dio, perché il Signore stesso ha detto che se noi non siamo piantati in Lui, noi siamo come dei tralci e Lui è il tronco. Se noi non siamo piantati in Lui, noi non possiamo produrre del frutto. Non credo che tu abbia mai visto un albero sospeso in aria e produrre il frutto, perché se non è piantato nella terra, non può produrre niente. E il Signore è il nostro campo. Amen. Vogliamo leggere un passaggio che piuttosto conosci e voglio che tu riascolti con attenzione. Galati, capitolo 5, insieme dal versetto 19. Amen. Galati, capitolo 5, leggiamo insieme dal versetto 19 al 23. Oh, le cose, le opere, piuttosto della carne, sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza. Idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, cortesi, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orgie e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece, ripeti dopo di me di là, invece, amen. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Amen. Contro queste cose non c'è legge. Perché? Perché la legge accusa, ci accusa di cose che noi facciamo che non vanno bene. Il Signore vuole che la legge non ti accusa più. È facile dire che siamo nel tempo della grazia, non c'è più la legge. Ma se queste cose ti accusano, significa che c'è ancora una legge contro quelle cose citate dai primi versetti 19 in avanti. Sì, contro queste gelosie, queste divisioni c'è una legge e la legge dice tu devi essere sottomesso, tu devi essere ordinato, tu non devi dividere ciò che Dio ha unito. Se tu sei cristiano e ti lasci trascinare dalle opere della carne, c'è legge contro quello che stai facendo. Non è che è la legge di Mosè solo, ci sono 666 leggi. Se proprio vuoi sapere, ma noi siamo nel tempo della grazia e noi sappiamo che produrremo frutto. Alleluia! Noi vogliamo produrre il frutto dello Spirito Santo. Non ti devi identificare con le opere della carne. Devi produrre il frutto dello Spirito Santo. Non si parla neanche dei frutti dello Spirito Santo, come altrettanto si parlano dei doni al plurale o dei ministeri, i doni ministeriali, i doni spirituali, qua si parla di un solo, unico frutto, il frutto dello Spirito Santo, ma il frutto che deve uscire da te, ma che non proviene da te, che proviene dallo Spirito Santo. Tu sei quindi come un canale, sei un tralcio, sei un ramo, alleluia, che connetti il frutto
esterno e il tronco che è Gesù. Il Signore non pretenda che tu possa produrre da solo questi frutti. Non si tratta qui di un evangelo di condanna. No, si tratta tu di essere impiantato, attaccato, radicato, inserito dentro il tronco chiamato Gesù. Se tu vuoi produrre ciò che piace a Dio, perché il frutto piace a Dio, sì, molto più dei doni. I doni sono meravigliosi. Noi li pratichiamo, i doni di guarigione, di parole di conoscenza, di profezia, sono meravigliosi e li vogliamo di più, di potenti operazioni. Crediamo che ancora oggi puoi essere guarito. Crediamo nella risurrezione dei morti. Ci è capitato di pregare per un bambino morto, morto, ma non per merito nostro, per la potenza di Dio. Crediamo nella capacità che possiamo decretare le cose e avvengono perché crediamo nei prodigi, miracoli e segni. Dio piace anche tanto, ma Dio, a Dio piace di più, molto di più, il frutto dello Spirito Santo. Perché quel frutto lì, quando lo vede manifestato in te, è compiaciuto. Alleluia! Tu facendo o manifestando il frutto, tu piaci a Dio e agli uomini. Ripeto la frase, manifestando il frutto dello Spirito Santo, tu sei di piacimento a Dio, agli uomini. Ovviamente non si tratta di piacere agli uomini per compromessi, è un altro discorso, ma significa che tu sei un facilitatore, tu sei una persona che dà gioia alle persone, tu sei una persona che manifesta la bontà di Dio. Quando ti vedono, devono sentirsi bene. Se si girano perché tu dai fastidio con le tue parole, le tue insistenze, così pretese come evangelizzazione, ma in realtà tu stai insistendo in modo sbagliato, le persone si allontanano e tu dici, non vogliono sentire l'Evangelo, o forse sei tu che non stai manifestando il frutto dello Spirito. Quando manifesti il frutto dello Spirito, piace a Dio, perché manifesti la gioia. La gioia dello Spirito Santo che è la tua forza. Alleluia. Io voglio dire a te questo, sorella, fratello, che mi segui. È giunto il tempo di smettere di battagliare con le tue forze e le tue capacità. È giunto il tempo di guerreggiare con le armi di Dio. È giunto il tempo di agire con la potenza di Dio. Alleluia. Ti stai cercando di liberare da un peccato, sto parlando a qualcuno stasera, un peccato che ha commesso anche ieri sera. Ah sì, ieri sera. L'hai commesso nel tuo letto. Stai battagliando perché tu pensi e che con lo sforzo umano tu riuscirai a uscire da questo legame. Ma io voglio dirti, lasciati guidare dallo Spirito Santo. Se cominci a manifestare il frutto dello Spirito Santo, la carne non avrà neanche più spazio, perché hai solo un corpo, caro mio, hai solo un corpo. Non possono essere due frutti insieme nello stesso corpo. Comincia a manifestare, permetti allo Spirito Santo di essere manifestato in te. E l'altro, la carne, non avrà spazio. È una questione di spazi, è una questione di guerra, è una questione di terreno, di campo di battaglia. Se tu conquisti il campo di battaglia, l'innemico, l'avversario, non avrà spazio. Conquista il tuo corpo per il Signore. Io parlo a qualcuno stasera. Conquista la tua mente per il Signore. Conquista le tue parole, la tua voce con il Signore. Che quello che procede da te sia di benedizione. Perché le persone si devono allontanare mentre tu predichi l'Evangelo? Non tanto perché non vogliono sentire l'Evangelo e non vogliono sentire te, perché tu non dai la gioia.
tu non dai la pace, tu non manifesta la mansuetudine. Invece quello è in te, lo Spirito Santo vive dentro di te, lui vuole che tu lo lasci fare, ma tu vuoi fare tu a modo tuo. Il Signore ti dice, lasciami guidare, lasciami prendere la responsabilità, l'autorità del timone della tua vita. E io ti porterò, e io ti guiderò dolcemente. Io vedo nel mio spirito la parola ammortizzatore. Tu hai battagliato, ti sei sforzato con buona intenzione, buonissime intenzioni, ma hai sempre, ti sei scontrato sempre con delle collinette, con dei buchi nella strada, con delle pelle di banane buttate lungo il tuo cammino, con dei bastoni messi fra le tue ruote. Sì, ultimamente hai l'impressione che tutti sono contro di te. E in parte è vero, perché sei sotto persecuzione. Il Signore ti dice, ammortizzatore, nella tua macchina della tua vita, nella tua direzione, io voglio mettere degli ammortizzatori, in modo tale che quando tu passerai, perché continuerai il tuo cammino di prove, non sentirai lo scossone della strada, non sentirai le buche, non sentirai le piccole collinette, sarai seduto, sentirai solo delle leggere vibrazioni dolci, perché io il Signore, io voglio ammortizzare le tue sforzi, voglio ammortizzare le tue battaglie. Io voglio dire a qualcuno oggi, la manifestazione dello spirito, del frutto dello spirito non è una opzione, non appartiene a certe persone, no, è un obbligo, perché il Signore stesso dice, e il Giovanni Battista, che l'albero che non porta frutto sarà tagliato. Ma Gesù vuole che tu porti frutto. Gesù vuole che tu porti frutto. Perché se tu porti frutto, tu piacerai. Tu piacerai al Signore e agli uomini. Gesù cresceva in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Vedendo il frutto dello Spirito Santo, si divide spesso in queste tre categorie di elementi: amore, gioia e pace. Qualcosa di meraviglioso che viene da Dio, che è lo specchio di Dio. Poi quando si parla di pazienza, mansuetudine e bontà, sappiamo che viene da Dio, certo, ma vediamo che ha a che fare con le persone. Sì, puoi piacere a Dio. Ma come puoi manifestare la bontà? Lo manifesti a Dio? No. Dio non ha bisogno della tua bontà. Dio è buono. Alleluia. Ma il tuo vicino, la persona accanto a te, ha bisogno della bontà che puoi manifestare, della mansuetudine, dell'autocontrollo. Ah sì, l'autocontrollo, il famoso autocontrollo. Chi è accanto a te? Tua moglie, tuo marito, tuo figlio, tuoi genitori, tuo collaboratore. Io parlo a qualcuno stasera. I tuoi collaboratori hanno bisogno del tuo autocontrollo. Ripeto, ascolta bene. Non è per caso che mi stai sentendo in questo momento. Perché nello spirito vedo un uomo di Dio che grida, grida ai suoi collaboratori. Vuoi che tutto sia fatto bene? Bene. Ma i tuoi collaboratori hanno bisogno del tuo autocontrollo. Kamanashe karamasanti, no kalamayase karamasheke. La fedeltà a Dio, alla sua casa. La fedeltà nel dare offerte decime. La fedeltà nel fare l'opera alla quale Dio ti ha mandato. Rimani fedele. Permetti a Dio di dire una volta, vieni, entra nella gioia del tuo maestro. Tu, il mio caro servo,
fedele. Permetti a Dio di dire che tu sei stato fedele. Alleluia! Non permettere a qualcuno di distogliere il tuo sguardo dal tuo padre spirituale, dalla tua chiesa, dal tuo ministero di appartenenza e cominciare a servire altre realtà che non sono quelle dove Dio ti ha mandato. Non permettere a qualcuno di rimuovere la tua fedeltà e di farti seguire vento senza forma. Karamashi Karamasanta, la fedeltà, la fede è anche la radice della fedeltà, perché chi ha la fedeltà manifesta anche la fede, la certezza che Dio ti benedirà, perché Dio è fedele. Alleluia, amen. Io voglio dire a qualcuno oggi che se tu soffri di qualunque malattia, oppure anche se non hai l'impressione che è una malattia, ma senti che non va bene nel tuo corpo, nella tua salute, non sta andando bene, non sta andando bene, ti alzi molto la notte, fai pipì, hai delle paure interne, voglio dirti oggi, il Signore ti vuole dare la gioia e la salute. La salute è il pane dei figli, la salute non è qualche bonus, non è qualcosa di in più. Non è che esiste la salvezza, che è la normalità, e la salute, che è il di più. No! La salute fa parte integrante della salvezza. Non è un extra, è dentro, dentro il pacchetto. Tu compri telefono, SMS illimitati, chiamate illimitati, MMS che non esistono più, illimitati. Se tu non vuoi solo fare delle chiamate, non è un problema. Avrà lo stesso internet illimitati. Avrà lo stesso SMS illimitati. Se tu compri telefono solo per andare su internet, per guardare parole di vita, alleluia, avrà lo stesso telefonate illimitate e SMS illimitate. La guarigione è nel pacchetto della salvezza. Alla vita eterna, alla salvezza nel Signore. Ma nel pacchetto c'è la guarigione, sì, la liberazione. Entra in possesso della tua eredità sulla terra, perché la guarigione è una eredità della terra. Hai capito bene? Esiste nelle tue eredità spirituali una parte che è nel cielo, una parte che è sulla terra e una parte che è sia nel cielo che nella terra. Fra le benedizioni c'è la guarigione che è della terra, perché in cielo non ne avrai bisogno. E se tu vivi la tua vita in sofferenza e alla fine dei conti arrivi in cielo, ti renderai conto che hai mancato, hai ignorato l'elemento del pacchetto che avevi, hai ignorato le MMS. Stendi la tua mano dove ti trovi. Se c'è una difficoltà, qualunque sia la natura, che sia per parlare, che sia di dolore, che sia di dolore a livello del petto, che sia nell'orecchio, ovunque sia la difficoltà che tu possa sentire, ma anche il tuo vicino, anche la tua mamma, sì, anche la tua mamma, le gambe della tua mamma che sono gonfiate, edeme, edemi, declivi, paura di trombosi venosa. Stendi la mano, kamashina mosota la massata. Stendi la mano e decreti insieme a me. La guarigione è parte della mia eredità. Ripeti, la guarigione fa parte della mia eredità. E io prendo, io mi approprio, io non chiedo. Ma io prendo ciò che mi è stato dato. Io sono guarito. Lei è guarita. Lui è guarito. Nel nome di Gesù. Io prendo per lui. Io prendo per lei la guarigione. Io prendo per me la guarigione.
cita il nome del problema, non li vuole neanche citare perché è dare importanza. Qualunque sia il problema, tu dai il nome e sopra questo nome scrivi o dillo, Gesù, il nome al di sopra di ogni altro nome, ripeti, Gesù, il nome al di sopra di ogni altro nome, dalla guarigione, dalla guarigione, dalla guarigione, dalla guarigione, ricevi la tua guarigione, ricevi la tua guarigione. Incubi la notte, incubi della notte, tu non puoi perturbare mia sorella più di tanto. Sorella, ricevi la guarigione, dormi bene, alleluia. Il Signore non ti ha chiamato per avere l'ansietà, il Signore non ti ha chiamato per essere preoccupata, il Signore ti ha chiamato per manifestare la sua gioia, la sua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Grazie Signore perché tu sei buono. Io voglio pregare per chiunque mi segue e mi seguirà, affinché possa ricevere la dimensione del frutto dello Spirito Santo e manifestare la guarigione. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Grazie. Amen. Ebbene, anche stasera il Signore ha operato in un modo speciale. Grazie al Signore per la fede, Egli opera in un modo speciale. Molti dormiranno questa notte tranquilli come non mai. Spesse volte abbiamo visto come il Signore ha operato e abbiamo ricevuto tante testimonianze che per la fede, mentre andiamo al Signore, Egli opera misteriosamente, miracolosamente. In realtà Egli fa le cose come ho detto all'inizio, cioè loro prendevano acqua e dal Maestro arrivava vino. E il Signore fa in questo modo, noi prendiamo ciò che ci viene dato verbalmente da parte del Signore e di chi parla, lo traduce in fede e diventa miracolo nella nostra vita. Gloria al Signore. Felix, grazie, Dio ti benedica. Alla prossima, Dio piacendo. Buona Amen. rimanenza a Cannes, è da parecchio che sei lì. Da? Sì, da un po'. Da qualche tempo già. Ah, ho capito, benissimo. È una città che spesso ci passavo, una volta nel 66, 65, 67. Passavo per la Costa Azzurra per andare a Nimes a circa 2 o 3 ore da lì. Avevamo la sede a Nimes con gli americani dove lavoravo. A volte andavamo per la Svizzera interna e altre volte venivamo per Genova per andare a Avignon, a Nimes, in quelle zone che lì abitavo e lì ero responsabile di un castello che avevano comprato gli americani. Bene, Dio ti benedica e buona permanenza in quella città e credo che adesso è una grande città perché farà 75, 74, 75 mila abitanti, qualcosa del genere. Infatti. Benedetto Dio. Va bene, Dio ti benedica e grazie. Pace, shalom. Pace. Allora, adesso abbiamo il prossimo fratello, il caro fratello giovane. Pace, mi senti? Bene, Pace, pastore, vi sento benissimo, voi? ti sentiamo anche noi, benissimo. Allora, Alleluia. ti seguiamo. Gianni, Dio ti benedica e noi ti seguiamo. Dacci quello che il Signore ti ha messo nel cuore e per certo il Signore si servirà di te anche questa sera. Perché Amen. io dall'inizio ho iniziato con questa convinzione interna che stasera il Signore farà cose speciali per chi è intento e chi si aspetta dal Signore che cambi qualcosa nella sua vita, nella sua casa, nei suoi bisogni, nei suoi affari, nel suo matrimonio, nella sua famiglia, in quello che fa, perché Dio è all'opera e vuole mostrare che è lui che parla attraverso la sua parola, perché la sua parola contiene l'onnipotenza di Dio.
attraverso l'unzione dello Spirito Santo. Bene, Gianni, Dio ti benedica e ti seguiamo. Alleluia. Bene, vi ringrazio di nuovo per l'opportunità, è una gioia poter condividere la parola di Dio. Questa sera abbiamo allestito pure qui una piccola parte della nostra chiesa per dare il meglio a Dio e ci attrezzeremo ancora meglio a Dio piacendo perché ci piace dare il meglio a Dio, ci piace dare l'eccellenza a Dio perché Dio ci ha dato l'eccellenza. Questa sera vorrei parlare di pesi, di persone oppresse, di persone che a persone opprese o a persone che hanno in qualche modo problemi di depressione, hanno problemi di oppressione in questo periodo. Vorrei leggere con voi Matteo capitolo 11, tre versetti, dal versetto 28 al versetto 30, finché magari qualcuno prende la Bibbia, approfitto per ringraziare tutti i tecnici, approfitto per ringraziare tutti quelli che servono in ombra il Signore, senza di quali non potremo fare ciò che stiamo facendo. Matteo 11, dal versetto 28 al versetto 30, dice così: Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Amen. Amen. Chiniamo un attimo il nostro capo. Signore Dio Padre amato, io ti prego nel nome di Gesù questa sera di prendere, Padre, questa parola e di darla, Signore, a tutti quelli che ne hanno bisogno, perché tu conosci i cuori, tu conosci, Signore, tutto ciò che è nel cuore dell'uomo, tu conosci, Padre, ciò che uno sta attraversando anche quando sorride davanti agli altri, tu conosci, Signore, le tempeste che sono nel cuore, tu conosci, Signore, l'insonnia della notte. Tu conosci, Padre, ogni cosa di tutti noi, perciò ti prego, prendi questa parola e dalla a chi ne ha bisogno, nel nome di Gesù. Amen. Amen. C'è gente magari che si sente stanca, che si sente affaticata, che si sente oppressa, magari questa sera che ci sta guardando, che ci guarderà. Gente che magari ha problemi di depressione. Sapete, questo è il mese delle ferie, questo mese, il mese di luglio, il mese di agosto è il mese delle ferie, il mese in cui la gente prende qualche giorno libero e va al mare o va in montagna o va in un altro paese e va a riposare il corpo perché il corpo ha bisogno di riposare, il corpo ha bisogno di riprendersi dopo tanto tempo di lavoro, il corpo ha bisogno di svagarsi un pochino ed è un periodo così. Ma quanti è capitato magari, e conosco persone a cui come pastore faccio consulenze a volte, persone che sono andate in vacanza e sono tornate a casa stanche come prima. Il problema qui non è che noi non riposiamo il corpo, ma il problema è che a volte abbiamo una stanchezza dentro e la stanchezza che c'è dentro si chiama oppressione. Questo mondo tende ad opprimerci ogni giorno di più. Sono andato a vedere su Google e nel dizionario cos'è un uomo oppresso, una persona oppressa. Il dizionario dice questo: oppresso significa aggravato, affaticato, schiacciato, vinto da un grave peso o da un sentimento o dal troppo lavoro. Quante volte non ci è capitato di sentirci così, di sentirci aggravati, di sentirci affaticati, di sentirti schiacciati da un peso, da una responsabilità? Quante volte non è capitato magari di sentirci oppressi dal troppo lavoro? Specialmente d'estate, a volte si lavora tanto. Noi abbiamo una comunità anche all'isola di Ponza e sull'isola di Ponza d'estate si lavora tantissimo e i credenti affrontano questo problema, il problema dell'oppressione del lavoro lì, perché si lavora tantissimo. Abbiamo bisogno quindi di un riposo dell'anima. Abbiamo bisogno quindi di un riposo spirituale. Non ha nulla a che fare con il riposo del corpo. Tu puoi andare al mare, puoi andare in montagna, puoi andare in piscina, puoi fare quello che vuoi, ma a volte torni a casa stanco come prima. E il problema non è il
il fisico, il problema non è il corpo, il problema è la tua anima. Perciò a te che mi stai ascoltando, a te che ci stai guardando questa sera, voglio dirti che Dio vuole restaurare la tua anima questa sera. Dio vuole darti un riposo che vale di più del riposo che noi possiamo avere in 2 o 3 giorni o una settimana di ferie. Dio vuole darti un riposo dell'anima. C'è un versetto nella parola di Dio che dice: ricevete pace, vi lascio pace, vi do la mia pace, non vi do come il mondo dà, dice Gesù. Perché la pace che Gesù ci dà è una pace diversa da quella del mondo, perché la pace del mondo è una pace che può durare qualche giorno, la pace del mondo può durare una notte. La gioia, la felicità del mondo può durare una notte magari mentre i giovani si divertono in discoteca, sono felici magari quella notte, ma la mattina quando si svegliano più vuoti e più soli di prima. Il mondo dà una pace che dura poco, che ha un inizio e che ha una fine, ma la pace che Gesù dà, il restauro che Dio dà, è un restauro che non finisce mai. Ci sono dei motivi per cui possiamo essere oppressi, abbiamo detto, uno dei motivi può essere lo stress, no? E ci stressiamo, i giovani della nostra comunità si stressano con esami, abbiamo tanti ragazzi all'università che fanno esami in questo periodo e sono stressati per gli esami, abbiamo ragazzi adolescenti che hanno fatto l'esame di maturità, si sono stressati per questo, le persone si stressano per il lavoro, per tante cose, quando pensi a tante cose e tante cose da fare, sei aggravato, no? Sei stressato, e magari sei stressato questa sera, se sei stressato questa parola è per te, rimani fino alla fine. Possiamo essere oppressi per un'altra cosa che purtroppo abbiamo a volte nella nostra vita, ed è un qualcosa che Dio non vuole che noi abbiamo, ed è la paura. A volte noi siamo oppressi per la paura. Abbiamo paura di tante cose, abbiamo tante paure nella nostra vita, paura del domani, paura di non arrivare a fine mese, paura della povertà, paura del buio, paura degli spazi chiusi, paura di non piacere alle persone, paura di sbagliare. Le paure creano oppressione nella nostra vita e a volte per la paura non riusciamo ad essere quelli che noi siamo in realtà. Questa sera Dio ti vuole liberare. La parola di Dio dice che Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma uno spirito di forza, di amore e di autocontrollo. Quindi questa sera io caccio via la paura dalla tua vita nel nome di Gesù. Possiamo essere oppressi a volte per troppe responsabilità. Magari ti trovi in una posizione di leadership, ti trovi in una posizione di responsabile di qualche ditta, nella tua ditta sei uno dei responsabili, sei uno di quelli che deve gestire tante cose e ti trovi appesantito a volte per troppe responsabilità, per grandi pesi, e questa è una cosa che ti può opprimere. Puoi essere oppresso a volte per il tuo passato, conosco tante persone che vivono oppresse purtroppo per il loro passato. Hanno un problema con il loro passato, hanno dei traumi del passato e loro vivono ancora in quel trauma che è successo magari 10 anni fa, magari 7 anni fa, o vivi ancora in quel tradimento di qualche anno fa, vivi ancora in quella situazione, magari sei una ragazza questa sera, giovane, e vivi ancora in quell'idea di quel ragazzo che ti ha mentita, che ti ha detto vieni con me, se mi ami veramente vieni con me, vieni a casa mia, e dopodiché ha approfittato di te, magari ti ha abbandonata, ti ha lasciato e ti sei sentita abbandonata, ti sei sentita come uno straccio, e magari ancora oggi pensi al fatto che sei stata ingannata, che sei stata ingenua, e ancora oggi ti rimproveri dicendo ma perché sono stata così ingenua. Beh, sei oppresso, sei oppressa senza renderti conto. Tutto questo porta oppressione nella nostra vita, ma voglio velocemente vedere cosa ci propone Gesù su tutto questo, cosa ci propone Gesù per l'oppressione nella nostra vita. Abbiamo letto Matteo capitolo 11 dal versetto 28 al versetto 30, 3 versetti bellissimi in cui Gesù ci propone, ci fa una proposta. Gesù dice venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e poi dice alla fine prendete il mio giogo, prendete il mio carico. Gesù ci incoraggia a prendere qualcosa che lui ci dà. E vediamo un pochino cosa ci propone Gesù. La prima cosa che Gesù ci propone è una chiamata. Una chiamata. Dice Gesù nel versetto 27, 28, dice venite a me, venite a me. Non andate a un altro, venite a me.
Qualche tempo fa mi chiedeva qualcuno: ma posso andare a fare sport per riposarmi un po'? Un altro dice: posso andare ad uscire con i miei per riposarmi un po'? Posso fare un'attività per riposare un po'? E una volta una sorella mi disse proprio questo: posso fare yoga, pastore, per rilassarmi? E no, non è quella la soluzione. Gesù ti dà una chiamata. Tu puoi uscire quanto vuoi, ti puoi rilassare quanto vuoi, ti puoi fare il bagno nella miglior piscina dell'Italia, ma posso dirti che non è quella la soluzione. Gesù ti propone una chiamata questa sera. Dice: venite a me, non andate dagli uomini, venite a me voi che siete affaticati e oppresi. E Gesù ti chiama questa sera, fratello, sorella, se tu sei affaticato, se tu sei oppresso in questo momento, Gesù ti chiama e ti dice: chiuditi in camera tua e vieni a me. Vai in camera tua e vieni a parlare con me. Io ho bisogno di parlarti. Gesù vuole stare vicino a te in questo momento e vuole parlare al tuo cuore. Gesù è il miglior amico, l'amico per eccellenza. Gesù disse: non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi chiamo amici da questo momento. Lui è l'amico per eccellenza e lui vuole stare con te questa sera. Perciò Gesù ti dice: vieni a me. Non c'è un posto migliore dove andare quando sei oppresso. Non esiste piscina che ti può rilassare quando sei oppresso. Non esiste scampagnata che ti può rilassare quando sei oppresso. Non c'è un'altra strada, non c'è un'altra via. Gesù ci propone innanzitutto una chiamata. Quando sei affaticato e oppresso, Gesù dice: vieni a me. La seconda cosa che ci propone Gesù, e questo non piace a molti, però Gesù ce lo propone, è un giogo. Un giogo, dice nel versetto 30, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Prendete il mio giogo. Versetto 29. Prendete il mio giogo. Gesù ci propone un giogo questa sera. Per i più giovani che non sanno praticamente o probabilmente quello che è un giogo, no, non è una nuova specie di iPod, era un attrezzo vecchio che si usava in campagna, i meno giovani lo sanno, si usava per mettere insieme due animali, di solito due buoi che venivano messi all'aratro per arare la terra oppure alla carrozza per tirare una carrozza. Questi due animali venivano messi insieme con un attrezzo che si chiamava giogo. E Gesù dice: prendete il mio giogo. È una parola dura, giogo, perché nessuno guarda un giogo e pensa a riposo. Non si può guardare un giogo e pensare a riposo. Quando guardi un giogo ti viene in mente tanto lavoro, tanta fatica. Ecco, questo è un giogo. Tanta fatica. Non si può guardare un giogo e pensare a riposo. Ma Gesù ci propone il suo giogo. E adesso voglio dirvi due cose su questo attrezzo chiamato giogo. Il giogo ti fa fare un gioco di squadra. Il giogo si mette insieme e un peso viene tirato da due animali insieme nello stesso momento. È un gioco di squadra. Quando Gesù dice: prendete il mio giogo, Gesù sta dicendo: vieni e porta il tuo peso insieme a me. Io voglio portare insieme a te il peso. Tu non sei chiamato, non sei chiamata a portare i tuoi pesi da solo, ma Gesù li vuole portare con te. Vi dico un'altra cosa tecnica di questo. Quando due animali si ingiogano insieme, si mettono insieme allo stesso giogo, di solito l'animale più grande, l'animale più forte, porta più peso di quello più debole. E se tu prendi il giogo insieme a Gesù, tra te e Gesù, quello più debole sicuramente sei tu. Quindi quello che porterà più peso sarà sempre Gesù. Il giogo parla di gioco di squadra, parla di vicinanza. Quando stai al gioco vicino a un altro animale, gli animali sono vicini, non si possono allontanare, sono vicini. Quando tu prendi il giogo di Gesù e tu stai a destra, Gesù sta a sinistra o viceversa, non ti puoi allontanare da Gesù, devi stare vicino a Gesù, attaccato a Gesù. E ti dico una cosa: quando sei vicino a Gesù, non ti viene di fare tante cose.
Gesù dice: prendete il mio giogo, guardate quante cose dice Gesù con un solo attrezzo. Prendete il mio giogo, stai vicino a me, non ti allontanare da me, perché se stai al giogo, se stai vicino a Gesù, tu non potrai allontanarti, non potrai neanche fare certe cose. Non puoi stare al giogo con Gesù e prendere la sigaretta. E qualcuno dice: ma come faccio a smettere di fumare? Beh, prendi il giogo di Cristo, perché quando prendi il giogo di Cristo ti vergognerai vicino a Gesù di cacciare la sigaretta. Non puoi stare al giogo di Cristo e andare su alcuni siti su internet. Non puoi stare al giogo di Cristo e vivere una vita di schiavitù, perché stai vicino a Gesù. È un lavoro di vicinanza il giogo. E il giogo è anche un attrezzo di direzione. Di solito l'animale più vecchio, più anziano al giogo, è colui che dà la direzione all'animale più giovane e lo insegna come camminare. E il più giovane tra te e Gesù sei sempre tu. E allora la direzione, falla prendere a Gesù. La direzione, non l'intenzione. Dice qualcuno, se mi ricordo bene, Elvis, diceva così: la direzione, non l'intenzione, determina la destinazione. Bello, no? La direzione in cui vai, non l'intenzione. Tu puoi avere tante intenzioni buone, ma in quale direzione vai questa sera? Hai bisogno di andare nella direzione giusta, perché la direzione determinerà poi la tua destinazione, non le tue intenzioni. Non sarai chiamato in causa per le tue intenzioni, ma sarai chiamato in causa, chiamata in causa per la tua direzione. Il giogo ci propone un lavoro di squadra, un lavoro di vicinanza e un lavoro di direzione. Gesù ci propone un giogo. Un'ultima cosa che ci propone Gesù è un esempio. Un esempio. Cosa ci propone Gesù quando siamo oppressi? Ci propone una chiamata, venite a me, ci propone un giogo per portare il peso insieme a noi e ci propone un esempio. Dice: imparate da me che sono umile e mansueto. Sono mansueto e umile di cuore. Imparate da me. Gesù ci propone un esempio. Noi molte volte vogliamo migliorare, ma ti dico un segreto questa sera. Per migliorare non bisogna guardare il pastore. Certamente il pastore deve essere un esempio, ma non bisogna guardare il responsabile della tua chiesa. Non bisogna guardare il responsabile dei giovani, perché sono persone come te. Per migliorare bisogna guardare Gesù. Noi abbiamo bisogno di guardare Gesù, perché noi abbiamo sempre la tendenza di paragonarci a un altro. Ci paragoniamo a chi è peggio di noi per dire io sono meglio. Ma noi dobbiamo paragonarci al migliore, noi dobbiamo paragonarci a Gesù. E allora noi potremo perfezionare la nostra vita. Gesù ci propone un esempio, dice: imparate da me che sono mansueto e umile di cuore. Guarda, il segreto sta qui. Dobbiamo cambiare a volte il nostro cuore. Dobbiamo cambiare a volte le nostre intenzioni. Dobbiamo cambiare noi, perché noi siamo in grado di cambiare tutto dentro di noi e attorno a noi. Ma il cambiamento deve iniziare sempre da noi. Quando io voglio un cambiamento, il cambiamento lo devo iniziare io. Perché se aspetto che inizia dal mio fratello, da mia sorella, da mia moglie o da qualcun altro, a volte dobbiamo metterci ben comodi per aspettare. Il cambiamento deve iniziare da te. Il cambiamento nel tuo posto di lavoro inizierà da te. Il cambiamento nella tua casa inizierà da te. Il cambiamento nella tua famiglia inizierà da te. Il cambiamento nella tua chiesa inizierà da te. Il cambiamento, la tua vita cambierà se tu inizi a cambiare dentro. Dice Gesù: imparate da me che sono mansueto e umile di cuore. Ci propone un esempio, ci propone un cambiamento. Dice: cambiate, cambiate il vostro cuore. Perché il problema sei tu. Tu non sei infelice per colpa degli altri. Tu sei infelice perché tu ti proponi di essere infelice. Il problema sei tu. Gesù ci propone una chiamata, Gesù ci propone un gioco per portare il peso insieme a lui e Gesù ci propone un esempio. Dobbiamo prendere esempio da Gesù. Prima di passare la parola al pastore, vorrei pregare per voi. Perciò se possiamo un attimo chinare il nostro capo. Signore Gesù, io ti prego, Padre, per ogni persona che ha ascoltato o che ascolterà questo messaggio, che tu possa, Signore, parlare al loro cuore e che tu possa guarire il cuore in profondità, Signore. Tu conosci ogni cuore che sta lì. Io
Tu conosci, Signore, ogni cosa che sta succedendo nelle loro vite, nei loro cuori, nella loro testa in questo momento. Spirito Santo, tu hai toccato chi dovevi toccare e ti chiedo nel nome di Gesù in questo momento, tocca il cuore in profondità, lì dove le nostre voci, la mia voce e la voce della televisione non può arrivare, ma il tuo Spirito Santo, Signore, può arrivare in profondità del cuore. Tocca quel cuore, guarisci quel cuore in questo momento, nel nome di Gesù. Ogni spirito di oppressione, di depressione, di odio, di rancore, di ira, vada via nel nome di Gesù. Perché tu non hai il diritto sui figli di Dio. E nel nome di Gesù io dichiaro pace e benedizione su ciascuno di voi. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Grazie Signore, grazie Signore. Sì, sì. Sì Gianni, grazie. Mi hai fatto venire in mente che è sempre il più forte che lavora. Mi è venuto in mente quando avevo 8 anni, mio padre faceva il boscaiolo. Allora si pagava a metro, un metro cubo di legna pagavano 1000 lire. E per tirare lo strongone, quella sega di 70 centimetri lunga, ci volevano 2 persone, uno di qua e l'altro di là, aveva il manico e una grande sega che è fatta un po' a curva. Sì, perché mio nonno faceva il falegname, sì. Benissimo, strongone, sega di larghe dimensioni. E allora mio padre, per non dividere la 1000 lire con il socio, portava me, però io a 8 anni non potevo tirare. Lui mi diceva, tu basta che mantieni l'equilibrio, a tirare e a spingere, lo faccio io. E così la sera, anziché dividere con un socio il metro che faceva, si prendeva tutto, mi manteneva lì giusto per mantenere il manico dello strongone per girare avanti e indietro. Gli altri lo ridicolizzavano, dicevano guarda hai un compagno, perché lì si lavorava in compagni, 2 dovevano fare questo, hai un compagno che lo perdi nei cespugli, perché io ero piccolo. E mio padre diceva va bene, lo custodisco io, perché gli dico come deve camminare tra le frattaglie, le spine, tutta la bassa macchia che era di impedimento, ma in realtà il lavoro grosso lo faceva lui. Io, come hai detto tu, stavo lì soltanto per mantenere il manico dello strongone, della sega grande, ma si chiama anche strongone. Ebbene, mi hai fatto ricordare questo episodio di 72-73 anni fa. Grazie al Signore che è così. Gesù fa proprio così con noi. Ci mette insieme con Lui, Lui porta il peso e noi stiamo lì soltanto per fare la presenza. Però la cosa bella che mi piace con il Signore, questo lo devo dire, che mentre noi siamo presenti, siamo i testimoni delle grandi opere che Egli fa. Gloria al Signore. Amen. Perché li fa Lui. Lui opera su larga scala e raggiunge dove noi non pensiamo, anche attraverso questo canale. Noi non pensiamo quante cose sta facendo il Signore, ma siamo contenti perché il Signore opera. Non vediamo, naturalmente, ma con questi mezzi il Signore ci aiuta. Perché Egli, con lo Spirito Santo, raggiunge i cuori che hanno bisogno di essere toccati, un poco come quando dobbiamo aprire un cancello a 100-200 chilometri con le onde radio, con l'app, un momento si fa, così Lui individua dove c'è un individuo che ha bisogno, che è oppresso, che è depresso, che è posseduto, che è malato, che e non ce la fa più, e quando andiamo a Lui, Lui opera. Perciò l'invito è speciale e spero che tutti quelli che siamo stati insieme stasera, a partire da me e te, possiamo continuamente
accettare questo invito, venite a me, venite a me, venite a me, perché tutte le volte che andiamo a Lui, Lui fa sempre qualcosa di speciale. Dio ti benedica, grazie per la tua partecipazione, alla prossima, Dio piacendo. Amen. Dio vi Saluta benedica. la Chiesa e diffondi tra i tuoi conoscenti di seguire parole di vita, perché dove parole di vita entrano noi non ci possiamo entrare, però sta facendo un bel lavoro dove arriva, grazie a Dio, Amen. perché ci sono tanti ministeri di servitori del Signore che durante il percorso della giornata esprimono il talento che Dio gli ha dato e questo porta frutto per la gloria di Dio. Pace Gianni, Dio ti benedica. E Pace, Dio vi benedica. allora, come ho detto all'inizio, anche stasera abbiamo passato una serata comoda, tranquilla, ascoltando, condividendo la parola del Signore. La cosa bella è che mentre noi parliamo di Lui, Lui parla a noi. Ed è insieme con noi e noi siamo intorno a lui come quando era giù fisicamente stavano i discepoli intorno a lui, ora lui sta insieme con noi che attraverso lo Spirito Santo ci ispira, ci guida, ci parla ed opera. E quando ascoltiamo con attenzione, con interesse e abbiamo dentro di noi il desiderio che gli operi nella nostra vita, fa anche delle opere speciali in tutte le parti del nostro corpo. Lui ci ha creato anima, spirito e corpo e lui opera in tutte e tre le sfere, nell'anima molte volte, nello spirito anche tanto, nel corpo ci guarisce, ci aiuta e produce miracoli che noi assistiamo, vediamo e possiamo solo confermare. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale, questa volta con un punto interrogativo. Penso di avere un appuntamento proprio a quell'ora. Se non ci sono, non ti preoccupare. Sto bene, è perché devo confermare un altro appuntamento. Dio ti benedica. A domani, Dio piacendo, e se no, a dopodomani mattina. Continua a seguire parole di vita, continua a pregare per noi, continua a sostenere parole di vita con la preghiera ed anche finanziariamente. Così non mi sentite ripetere siamo indietro, perché noi vogliamo essere sempre avanti. Quello che lo Spirito Santo ti mette nel cuore, fallo prima possibile, così ricevi subito benedizioni. Ti liberi la mente, ubbidisci e quando siamo ubbidienti al Signore, Egli opera sempre, sempre, sempre. L'ubbidienza va al meglio del sacrificio. Ricorda, questo è un principio divino. Dio ti benedica, pace e buonanotte. Grazie alla regia per la collaborazione. Dio ci benedica tutti insieme e non ci fermiamo. Pace.